Carissime amiche, carissimi amici di Salvo 5.0, eccoci qua, ben ritrovati. Ammazza che puntualità, 9 e un quarto avevo detto e sono proprio le 9 e un quarto. Sono arrivato a Paderno Dugnano, dove è in corso, perché quando sono già arrivato, mentre cercavo parcheggio, ho visto che era già in corso questa manifestazione organizzata così in modo, diciamo, senza molto preavviso, ecco, per protestare contro l'espropriazione di alcuni terreni per fare una delle solite grandi opere. Adesso ci faremo dire qui dalle persone che vivono in questo posto di cosa si tratta in dettaglio. Ecco, vi faccio vedere il posto adesso, inquadriamo. Ecco qua, siamo quasi arrivati, ancora una cinquantina di metri e siamo sul posto dove è in corso in questo momento la protesta. Ecco, io sto attraversando a piedi una rotatoria dove passano delle macchine, ma ecco qua, ce l'ho fatta ad attraversare indenne. Ecco, forse già sentite, non so se sentite il rumore. Sono rumori di pentole sbattute, eccetera, eccetera. Adesso cerchiamo di capire. Allora, cerchiamo di capire adesso che cosa succede. Chiediamo. Buongiorno. Ciao. Ma che succede? Cosa succede? Sì. Succede che questa mattina Serra Valle è venuta qui alla collinetta della Romonza, la cosiddetta collinetta della Romonza, per espropriare alcune aree all'interno della collinetta, che è quella che si vede qua dietro. Dopo magari ti fai un giro per vedere. E niente, come si può vedere c'è stato il comitato di accoglienza che gli ha spiegato i motivi per i quali, a nostro parere, questo esproprio non poteva essere effettuato. Quindi abbiamo parlato con i tecnici, gli abbiamo chiesto di rinviare questa attività ad un altro momento, perché appunto manca il parere definitivo del Ministero dell'Ambiente e quindi senza di questo non si capisce per quale motivo non debbano espropriare. Ho capito. Bene, io ti ringrazio. Adesso magari chiediamo qui a qualche Vai, cittadino cosa dico poi, ma è una mia impressione o ho visto qualche cittadino eletto al Parlamento? assolutamente sì, gli unici ovviamente, Ah, perché no, gli altri non si sono visti. bene, Cioè gli bene. Mi unici pare di aver visto Massimo De Rosa. Massimo De Rosa e Ciao. anche. Ma insomma, adesso Ma non vado a c'è solo salutarli. lui, vai, vai. Allora, prima qui però. Scusi signora, ma perché lei è qui con questi coperchi? Che sta facendo? Per protestare perché non vogliono fare l'interramento, cioè vogliono fare i cavoli loro e a noi non sta bene Tutti tutto qua. Cioè, mafiosi! per cui cerchiamo di dare voce a quello che sentiamo. Ma lei fa parte di qualche comitato, movimento, No, partito? Perché è comitato qui? dei cittadini contro, cioè per l'interramento, per la Romonza, tutta lì, tutto qua. Quindi lei è una cittadina, non è qua una politica che sta Esatto. cercando di fare campagna elettorale, Per no? niente proprio alla politica qui, almeno per me non c'entra niente, è una cosa che riguarda Stiamo tutti i difendendo la cittadini salute dei di cittadini, che noi qualsiasi colore, difendiamo. di qualsiasi bandiera. Basta. Siccome abito anche vicino, per cui la cosa mi interessa Io molto. invece abito in quel palazzo lì, a 20 metri dalla superstrada che faranno, perciò io voglio difendere la salute mia, dei miei figli E e dei dei miei nipoti, nipoti. perciò non possono arrivare in casa nostra e distruggerci, anche economicamente, perché domani se volesse andare via, la mia casa non vale niente. Chi sono loro per metterci le mani nel nostro portafoglio, andassero a fare le strade davanti a casa loro? Non in casa nostra, noi vogliamo semplicemente farla, ma fatela interrata. Si può fare, i soldi tirateli fuori, invece di pagare ai mafiosi con le tangenti, li Di tirassero fuori per rubare, l'interramento. di E lo rubare. capissero, perché di qua non passeranno mai, piuttosto li distruggeremo, ma di qua non passeranno. Grazie, Senta, qualche giornale? io mi chiamo Salvo Mandara, sono una web TV che si chiama Salvo 5.0. E quando esci in TV? Quando Siamo esci in in TV? diretta, Siete in stiamo diretta? guardando in questo momento, sì. Ale, allora guarda E cosa poi su facciamo. YouTube. Guarda cosa facciamo adesso. Cosa fate? Delle cose che della Serravalle, guarda, guarda, guarda. Queste sono le comunicazioni della Serravalle, come dice, verrà fatta bene la strada, no? Fatevi girare. Dai, strappiamoli. Fatevi girare. Dirompiamo lui. Eh sì, eh!
Renato, lo fai vedere bene? Calma. Fermi. Luigi, almeno uno, quello dai! Funziona, attenzione! Uno. Funziona così, questo qui è il cestino, no? Quindi girate, girate tutti dietro di là, fate la avanti. Uno per uno, mettiamo dentro, staffa, mettiamo. Che cosa, cos'è che, qual è l'iniziativa? Non ho capito, cos'è che sta questo? Falso e infame di Agnoloni. Chi è Agnoloni? Agnoloni è il presidente di Serravalle, è l'amministratore delegato di Serravalle che ha distribuito ai cittadini di Paderno questo volantino infame che pieno di falsità. Per cercare di convincere i cittadini, cioè noi, della bontà di un progetto che noi stiamo contestando da 2006 ormai. No? 2005. Quindi state rimandando al mittente? Esatto. Da 2005. L'abbiamo già rimandato uno sotto forma di naso di Pinocchio. Oppure un'altra cosa, e adesso vogliamo stracciarli di fronte a lui, immaginando che lui sia qua e li stracciamo tutti quanti. Facciamo così, va bene? Siamo andati indietro. Lei voleva tipo supposta. Tipo supposta, volevamo farla. Lo faccio. Tu hai fatto le supposte, fa la supposta bene. Lui è bravo. Somaro! Tra l'altro, sono soldi dei nostri, dei cittadini, per prendere il. Veramente in giro i cittadini hanno investito in queste cose anziché dedicarsi un po' al territorio e ascoltare le nostre voci. Bene, strappi signora. Il naso di Agnoloni, questo è il naso di Agnoloni. Che potrebbe essere anche qualcosa d'altro oltre il naso. Accetta, ognuno quello che vuole, secondo la propria immaginazione. Bene. Qua c'è un sondaggio telefonico, hanno chiamato 400 persone in Paderno Dugnano per sentire cosa ne penso della flag che vogliamo fare. Pertanto tutto quanto a proforma, perché questa è una grande proforma. Io abito qui a 20 metri e voi passate la strada di qua, ma scherziamo? C'ho i nipoti che devono crescere, poi tutti i bambini che abitano qua vicino. Abbiamo l'asilo, la scuola, un altro asilo di là, la casa degli anziani. Siamo condizionati. Io vado tutti i servizi e adesso ce li tolgono tutti. La ringrazio. Dovrebbero andare soprattutto Agnoloni e compagni. Alleluia! Oh. Sono il rappresentante di Serravalle. Lo si vede? La mia parola è una e vera. Lo si vede? Buongiorno a tutti. Oh Serravalle, come sei bella, che portiamo il progresso ai cittadini, che portiamo lavoro, che portiamo miglioramento della qualità della vita. Buongiorno a tutti, la mia è parola di verità. Complimenti per l'interpretazione. Ciao, come stai? Ciao Salvo, ci facciamo una controripresa? Dai! Come stai Salvo? Bene, bene, ma per chi stai registrando? Per la cosa? Io sto registrando, no, per la Camera direttamente. Ah, per la Camera dei Deputati. Passiamo. Allora, carissima Camera dei Deputati, ciao! C'è anche Salvo! Bene, buon lavoro! Ciao carissimo! Bene, bene, bene. Allora, fammi intervistare un po' di politici adesso. Dove sono andati? Candidata sindaco? Caspita, certo. Candidata sindaco siete voi? Io sono Salvo 5.0, una web TV. Una web TV, bene, sì. Mi fa piacere. Lei è candidato sindaco? Sì, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Che c'è, scusi, c'è cosa vuol dire centrosinistra nel 2014? Vuol dire coalizione di persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Noi abbiamo una coalizione che sta dentro con 5 liste di... e 3 sono civiche, quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere un'idea che è diversa da quella del centrodestra e portarla avanti, quindi nella realtà. Però qui non lo siamo come candidata del centrosinistra, siamo come cittadino che tiene a sostenere questa causa. E ci saremo anche dopo, dovessimo vincere o perdere, ma ci saremo anche dopo. Se vinceremo con la striscia tricolore, se non vinceremo in un altro modo. E in ogni caso sottolineo, manca l'amministrazione qua. Okay? Se lei si guarda attorno, non c'è un assessore, non c'è nessuno dell'amministrazione che supporti questi cittadini. Ma io abito un po' lontano da qui, ma il comune di Paderno Dugnano non era uno di quelli che era stato anche commissariato, sciolto per mafia? No, non era mai successo. Non siamo mai stati commissariati e sciolti per mafia. Questo comune ha avuto delle sue storie, delle sue vicende, ma non è mai stato sciolto. Non è mai stato. Assolutamente. È un comune sano da questo punto di vista. Va controllato, va tutelato,
va aiutato dal punto di vista amministrativo e politico a migliorare rispetto a trasparenza e onestà, ma non ci sono mai state persone o comune, l'amministrazione commissariata. Ci sono state delle vicende passate, ma non è il caso di parlarne in questa situazione, perché qua l'interesse è un altro. Va bene, la ringrazio, allora in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Allora, buongiorno, lei perché è qui nonostante il pancione? Nonostante, ci vuole un pancione per dimostrare che il futuro è loro, e quindi io sono qui soprattutto per i miei figli, per dimostrare che... Oltre a quello o a quella in arrivo ce n'ha altri? Sì, ne ho altri due un po' più grandicelli, e quindi per lei e per gli altri che ho a casa, e per tutti i bambini che saranno gli uomini di domani e le donne che devono vivere anche loro. Cioè, a un certo punto l'aria è sempre valida anche per gli adulti, cioè non solo per tutti. Allora, in bocca al lupo e auguri per lei. Come si chiamerà? Sofia. Sofia. Grazie. Ci saluti Sofia dopo, eh? Prego, prego. Allora, vediamo se riusciamo a trovare, perché io ho visto un po' di facce conosciute prima, vediamo dove... Ma dove sono finiti? Ah, eccoli là, eccoli là. Allora, andiamo a sentire... Buongiorno, Buongiorno. 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 Come stai? Tutto bene, siamo qui a presidiare, perché questa schifezza qua, col cavolo che la fanno, anche se sono venuti a volantinare, a scrivere che è la strada giusta. La strada giusta per chi? La strada giusta per fare soldi per loro, esatto. Per cemento, sì. Movimento terra, le solite cose. Sì, esatto, quindi se lo scordano di entrare. Abbiamo già dimostrato stamattina che li abbiamo cacciati fuori. Ma erano venuti ma per espropriare? Sì. E se ne sono andati via? Sono andati via perché comunque la gente li ha fermati. Adesso probabilmente ritorneranno, ma noi stiamo qua a difendere il territorio. Quindi prima di fare delle domande a loro, ti volevo fare una a te che sei locale, conosci bene la regione, vabbè anche loro la conoscono sicuramente, ma ho sentito prima da una signora, candidato sindaco, che ci sono le elezioni qui comunali anche. Esatto. Ma sì, adesso sì. A maggio? Sì, qui a Paderno, 25 maggio. E c'è una lista 5 Stelle? Assolutamente sì, dai, qua hai voglia. Ecco. Il candidato sindaco, no, lui è Marco Paese, è candidato di Cusano e sì, a me mi ha intervistato prima e sono il candidato Non lo sapevo. Di Paderno. Bene, allora in bocca al lupo anche a te, perché ho intervistato prima una signora che mi ha detto sono qui candidata per il centro-sinistra, che ho detto che significa centro-sinistra? Ho detto sono tre liste civiche, due e altre due liste, che non mi ha detto cosa. PD. PD e SEL. Lei è del PD. Lei è del PD? Sì, lei è del PD. Ah, però ha tenuto a dire che sono liste, hai capito, quindi si vergogna. Ah, non lo so. Perché, ah, sì, perché allora ripeto quello che ha detto, tanto guarda, l'hanno visto in diretta i nostri amici e poi c'è la registrazione, ha detto... centro-sinistra, e l'ho detto scusi ma cosa vuol dire centro-sinistra nel 2014? Sono cinque liste di cui tre civiche, ma non è che mi ha detto io sono del PD e ci sono... No, cinque liste di cui... Ah, è renziana lei. Renziana, fare per fare e del fare, e si è scordata di dire però che era del PD, capito? Allora, candidato sindaco, che cosa vuoi aggiungere su questa? E poi sentiamo anche l'altro candidato sindaco. Non aggiungo nient'altro. Com'è evidente... l'umore? L'umore com'è? No, l'umore è ottimo. Sì. Altissimo. No, anche perché le risposte sono davvero buone. I cittadini si fermano, ascoltano, chiacchierano, chiedono del programma e quindi... Siamo molto soddisfatti, molto, e ce la giochiamo, sicuro. Bene. E tu invece sei candidato dove? Io sono candidato sindaco a Cusano Milanino, che è il paese qua limitrofo. Subito, siamo interessati all'opera anche noi, perché ne subiremo tutti i danni ambientali, dato che il confine di Cusano è a qualche centinaio di metri e gran parte del territorio cusanese verrà appunto investito da questo inquinamento, dall'inquinamento che verrà scaturito da quest'opera. Sono qua anche perché tutta la politica di Cusano Milanino se ne sta fregando altamente di quest'opera, non ne parlano nei programmi, non ne parlano pubblicamente, non ne parlano da nessuna parte, c'è un disinteresse totale a Cusano Milanino e la gente non è neanche informata, nonostante ci sia a 500 metri sorgerà quest'opera, la gente non sa che verrà coinvolta anch'essa in questo disastro. Bene, allora io avendo anche un senatore e due deputati alla Camera, tre deputati, è giovane. Infatti, e io, scusa, tu mi vedi un portavoce Senato, scusate.
Ecco, è portavoce alla Camera. Infatti mi sembrava strano. È più serio di tutti. Allora sì, abbiamo detto, vabbè, tu che sei serio, famo finta che sei senatore perché sembri, c'hai un tono, capito? Vabbè, insomma, perché sei venuto qui oggi? Guarda, hanno già detto tutti i candidati sindaci della zona e Silvana. Io sono venuto da cittadino ad aiutare i cittadini, basta. Da semplice portavoce voglio rappresentare e portare avanti le voci dei cittadini che devono difendere il territorio. Io vedo che quest'opera è stata, il progetto di quest'opera parte 10 anni fa e ora dicono che c'è urgenza. 10 anni fa l'Expo non esisteva, ma cosa ci stiamo dicendo? È l'ennesima presa in giro, quindi solo questo voglio dire. Chi è che conosce i dettagli di esattamente cos'è? È una rotonda, ma e basta, vogliono solo fare una rotonda, cos'è che vogliono? Devono fare semplicemente un'autostrada. Praticamente devono fare un raccordo, e per questo raccordo, che è 9 chilometri mi pare, in 9 chilometri aprono 3 cantieri diversi appaltati a società diverse, questa parte di Serravalle, e arriveremo ad avere fino a 14 corsie parallele. In più volevano fare... Questa è la famosa Monza. Okay. E qui è una zona verde che diciamo è diventato un po' il simbolo della battaglia, dove c'è il presidio di chi vuole l'interramento. Ma ti spiego un cavillo burocratico che è fondamentale. Il ministro dell'ambiente, dopo che siamo andati a parlargli con Emiliano, Silvana, il comitato, ha detto che la via, la valutazione di impatto ambientale, era vincolata a andare a valutare il progetto di interramento. Peccato che quando si è aperto il tavolo per parlare dell'interramento non hanno fatto partecipare i comitati e quasi neanche Silvana, che si è dovuta opporre, per spiegare questo progetto. Quindi la via ad oggi è sospesa, non è ancora stata data, firmata dal Ministero, e loro vengono e vogliono espropriare. Non se ne parla. Siamo contenti di essere qua perché, essendo territori mio, di Silvana, Emiliano, cioè le battaglie qua le facciamo da una vita, abbiamo fermato anche un inceneritore da queste parti, e siamo contenti che tutti i ragazzi che hanno fatto le liste civiche qua intorno sono uniti e hanno capito che come comuni si lavora sullo stesso territorio, quindi andiamo avanti su una battaglia comune, e fa niente che sia nel comune vicino e non nel tuo comune. La battaglia è per l'ambiente e per preservare il nostro territorio, che è di tutti. Grazie Massimo. Dino, ma una domanda, ma visto che non c'è ancora la via approvata, non si può fare una denuncia? No, allora io tutti non sono d'accordo qua. Questa autostrada secondo me è bellissima, che è coperta, guarda che bella. Bella coperta, secondo me anche sarà anche climatizzata, secondo me. Qualche centro commerciale qua e là ci staranno, quindi secondo me si potrebbero occupare non 14 corsie mari, 28, non so, 58, un po' di più. No, dai, sto scherzando. Allora, siamo qua ancora a dire di no. Noi siamo quelli che dicono sempre di no, che non vogliono il progresso, che non vogliono lo sviluppo, bla bla bla, eccetera eccetera. Cazzo, ma se questo qua è lo sviluppo, il progresso, cioè questo qua è l'ultimo forte, ok? Se riusciamo a vincere la battaglia qua, su questo forte, su questa collina, abbiamo vinto. Il problema è che io vorrei tutti questi condomini, cioè tutta la gente che c'è qua, non lì dentro, la vorrei qua. Il problema è questo, quindi dobbiamo cercare di risvegliare un po' la gente che c'è in questi condomini. Molta è qua, ma non tutta, perché se veramente tutti i condomini, anche questo è vero. Bisogna farlo di sabato, diciamo così, che la gente... Esatto. Però magari ma infatti non diamo la colpa ai cittadini, perché probabilmente molti cittadini manco sono informati, quindi informiamoli, diciamogli di rinunciare anche un giorno lavorativo, porca miseria, facciamolo. Come ho fatto io oggi, ho preso un giorno di ferie perché Massimo mi ha telefonato. Noi possiamo, perché vabbè, siamo dei privilegiati, quindi siamo qua apposta. E siamo qua anche, non so, se dovessero usare la forza, metteteci le mani addosso. Ci mettiamo davanti noi e vediamo. Salvo, fondamentale, qui non si è detto no del tutto all'opera, si è chiesta una modifica. E dei cittadini hanno presentato un progetto completo e l'hanno consegnato. Non lo vogliono neanche leggere. Quindi non c'è un no a priori. C'è un no a come l'hanno progettato e c'è un progetto alternativo. Abbiamo fatto noi il lavoro per loro. Il problema è che per queste cose i soldi non si trovano, per tante altre cose, per fare propaganda, per comprare i voti, si trovano. La proposta alternativa è il famoso interramento, cioè farlo sotto terra. Salvo, vieni a vedere la collina come il presidio. Aspetta, stiamo chiamando Allegro, che è l'architetto che ha fatto il progetto, così lo puoi intervistare. Oh, bene. Facciamo intervistare il progettista. Ah sì, intanto, l'assessore del progetto dell'interramento. Ok. Ma riusciamo a farlo mentre andiamo? Sì, io, se c'è la copertura internet, no, possiamo andare dove vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Salve. Buongiorno. Io mi chiamo Salvo Mandarà, Salvo 5.0, una web TV. Mi stavano raccontando un po' alcuni dettagli dell'opera che io, e credo anche chi ci sta seguendo da tutto il mondo, ignorava probabilmente,
mi hanno detto aspetta che ti chiamiamo l'architetto che ha fatto il progetto alternativo, se ho capito bene. Sono anni che lavoriamo a questi progetti, però sono sempre rimasti nei cassetti di provincia e di tutti gli altri enti che non hanno mai voluto affrontarli. Abbiamo fatto due progetti per l'interramento, sia con la perforazione con la talpa che con la galleria diciamo scatolare, tipo quella che è stata realizzata sulla statale 36, la Milano-Lecco per intenderci. Quindi opere che si possono fare e si fanno realmente. Però qua a Paderno queste soluzioni non sono mai state seriamente percorse, quindi abbiamo sempre combattuto per avere questo interramento per la tratta padernese, però siamo arrivati appunto alle scadenze diciamo ufficiali, quindi stanno attuando tutte le procedure per l'esproprio per realizzare l'opera fuori terra. Ecco, architetto, questo terreno qui è un terreno privato in questo momento, appartiene a un cittadino oppure già comunale, provinciale, a chi appartiene questo dove stiamo camminando adesso? La collinetta qua dell'Unes, così definita, è una parte del Parco del Seveso, per cui nella programmazione sia del piano di governo del territorio ma anche del piano regolatore precedente era stata identificata come parco urbano. Le proprietà non sono definite perché non ci sono delle recinzioni, però ci sono delle fasce di rispetto della strada provinciale, quindi sono comunque di proprietà della provincia in parte sono parte di proprietà del comune di Paderno Dugnano e altre delle ferrovie, quindi in realtà non so se ci siano poi delle proprietà private. Ma siccome prima sentivo parlare di esproprio, l'esproprio non è di solito a danno di cittadini privati? No, è anche, può essere anche nei confronti di enti. Ah, quindi praticamente la Serravalle espropria al comune, alla provincia. Delle aree di rispetto, ripeto, della strada provinciale attualmente sono già aree di competenza della provincia, di proprietà della provincia, tant'è che per esempio anche la rotatoria qua. Continuiamo a camminare, andiamo in cima alla collinetta. È in manutenzione alla stessa provincia perché è di loro competenza. Ho capito. La macchina sul marciapiede. Vabbè, se deve andare la ringrazio. Se hai altre domande? No, in questo momento non me ne vengono in mente altre, quindi ecco, il progetto alternativo che voi avete presentato è completo dal punto di vista tecnico, diciamo, se loro volessero valutarlo e implementarlo potrebbero farlo. Allora, i progetti sono stati tutti e due valutati con due tavoli tecnici, il primo nel 2010 è stato poi, come dire, approfondito dalla stessa società che ha progettato l'opera fuori terra, la ProITER, e ha fatto uno studio di fattibilità che dichiara che l'opera è fattibile ma costava di più. Il secondo studio, diciamo, che è stato affrontato appunto con il tavolo dei cinque comuni, perché questo progetto è diventato il progetto dei comuni, è stato presentato in provincia al Ministero per la valutazione di impatto ambientale, è stato anche questo riconosciuto come fattibile, però hanno iniziato a dire che non c'era più tempo, quindi prima non c'erano i soldi e poi non c'era più il tempo, una cosa abbastanza singolare perché comunque siamo ancora qui a 300 giorni da Expo e l'opera ancora non è iniziata. Ma mi scusi, ma nel progetto che loro vorrebbero fare questa collinetta che fine farebbe? In parte verrebbe utilizzata e occupata, in parte verrebbe occupata dall'autostrada, sì. Quindi, ma diciamo rimane così e l'autostrada viene a questo livello o viene anche segata un po', spianata? L'autostrada sarà a questo livello, così alta, perché attualmente la carreggiata è a quella quota, okay. Anziché essere in quella posizione viene avvicinata rispetto a questa collina di circa un 30, 40, 50 metri, per cui in modo diagonale taglierà, entrerà all'interno di questo parco, per accordarsi su quella che attualmente esiste, che è la strada provinciale 46, che è questa, la Romonza. Da qui verso tutta la città di Paderno l'autostrada non esiste oggi, quindi in realtà non è una riqualificazione come la volevano far passare, ma è realmente una nuova autostrada all'interno del territorio. Questo vuol dire un peso molto più insistente per la cittadinanza e per la comunità. Ok, vedo che qua c'è proprio un vero presidio con delle tende, adesso andiamo a vedere chi c'è in quelle tende. Sì. Grazie mille, grazie, buona giornata, ciao. Silvana, ma qua c'è proprio un vero e proprio presidio permanente. Vedo delle tende addirittura. Sì, non è ancora permanente nel senso che le tende non sono ancora abitate, però adesso bisogna valutare perché Serravalle deve fare gli espropri, quindi probabilmente ci vuole qualcuno fisso qui permanente. Però vedi, questo presidio sì, è fantastico. Questi sono i cittadini quando vogliono le cose sono più forti di qualsiasi gruppo politico, movimento, eccetera. E i movimenti devono sostenerli ovviamente, però davvero qua è i cittadini che hanno deciso di tutelare la loro salute e il loro territorio e hanno ottenuto questo. Hanno ottenuto oggi che Serravalle è andata via. E adesso ovviamente non si sa quale sarà la prossima data in cui tenteranno ancora. Il 14 proveranno, però il nostro dubbio è che in realtà oggi ci provino a tornare, per quello che siamo ancora qua, perché
secondo noi rientreranno oggi, quindi siamo qui, vediamo come prosegue la giornata. Grazie Silvana, io mi farei un giretto a mostrare qui le tende, questa collinetta che è veramente carina, certo è circondata già da strade un po' da tutte le parti praticamente, cioè ci sono strade di qua, eccetera. Ne voglio fare anche una in mezzo proprio. Allargano questa qui. Sì, questa qui sì, che sì. Vedi là? Sì. Vedi, no, a me non mi colpisce personalmente, vedi, mio figlio abita soltanto là in quelle case lì, quindi ah, ecco. non è che non sei interessato. Non sono interessato, cioè già vado dove non sono interessato. Figurati qua che cosa, cioè ragazzi, rinunciateci, perché quelli come me che hanno i figli attaccati ci dovete ammazzare. Questa qui sarà un'altra Valsusa, forse non l'avete capito. I valsusini dicono sarà dura, qua come si dice qua? Qua pure, uguale. Sarà durissima. Durissima. E chi se passa no? Ecco, e chi se passa no? De chi? De chi? Del chi se passa no? Del chi se passa no? Questo è proprio padernese? Milanese. Vabbè, insomma, a Paderno si parla come il milanese, immagino. Ah, ma qua c'è pure torta, cioè qua pensate pure a mangiare, Cioè Serravalle magna, ma pure voi, Serravalle crede che sia Serravalle mangia grosso. Noi invece ci consoliamo con una fettina di torta e un buon caffè, insomma, fatto in casa. Ecco, sto leggendo nelle vostre magliette scritto Interriamole. Sì. Un progetto dei cittadini per i cittadini di Paderno Dugnano, Roma, Monza e Milano Meda. Perché in effetti, come mi spiegava prima Massimo, in effetti ci sono dei progetti alternativi, ho parlato anche con l'architetto che ha fatto questi progetti, per interrare, quindi non è un no. Siccome alcuni... Assolutamente, il progetto... Noi non è che non la vogliamo, noi la vogliamo interrata, questo sia ben chiaro, perché noi non siamo quelli che diciamo no a priori. A noi ci va bene solo se è interrata, tutto qua. Certo, l'interrato, cioè l'interramento costa un po' di più e poverini... Ascoltate, se io muoio di inquinamento, non costo allo Stato italiano? No, ma guardi che io volevo fare l'avvocato del diavolo, Sì, no, cioè era per dire, loro se la fanno così in superficie, i soldi se li mangiano lo stesso. Ho capito. Fare tutti gli scavi, eccetera. E io muoio. E allora, cosa gliene frega se lei muore? Senta, siccome io ci tengo a vivere, possibilmente qualche annetto in più, mica tanti, eh. Io la sto provocando, l'ha capito? Sì, ecco, certo, okay. Siamo sempre gli irresponsabili, quindi lottiamo per il bene non solo nostro, ma dei nostri figli, nipoti e delle future generazioni. Perché nel momento in cui ci fanno questo mostro, per anni, centinaia d'anni rimarranno queste cose, circolazioni di auto. La popolazione che c'è qui, proprio di rimpetto a questa strada, che salute possiamo garantire a loro? 220.000 auto al giorno, rispetto già alle 80.000, ed è già abbondante quello che abbiamo oggi. Quindi la cosa più sensata, noi come cittadini, diciamo, è da fare, la volete fare, costa un po' di più? Facciamo l'interramento, costa un po' di più. Allora, cosa sono allora questi sprechi che fanno? Vuoi per gli espropri, devono pagare gli espropri. Cosa vogliono fare, appunto? Spendono i soldi per fare le campagne pro 14 corsie, perché hanno fatto anche delle indagini telefoniche e così via presso la cittadinanza per vedere, per condizionare un po'. Hanno mandato in giro volantini dicendo che è una meraviglia questa opera che vogliono fare. Perché secondo voi le 14 corsie... con 220.000 auto al giorno, sono una meraviglia, è una vergogna, quindi per fortuna ci siamo veramente, ci sono dei cittadini onesti che sprecano, che dedicano il proprio tempo, tolgono dalla famiglia del tempo per dedicarlo a questo, ma a fin di bene questo, ci vorrebbe un po' di responsabilità dalla parte politica e di tutti quelli che ci stanno governando, qui è ora di cambiare, non se ne può più in questa ma situazione. I nostri non conoscono la Costituzione italiana, perché se la conoscessero non farebbero questo scempio. Comunque non a questo caso c'è un punto di domanda, perché voglio proprio vedere alla fine questa Repubblica se effettivamente tutela la salute dei cittadini. Sono in attesa di cambiare questo segno, o un sì o un no. Mi auguro che non sia un no, perché allora veramente saremo distrutti. Ma non solo, quando parlano che l'interramento costa una cifra molto superiore a tutto il resto,
quando la gente di Paderno comincerà a malarsi per i tumori ai polmoni, a che cosa costerà allo Stato italiano la gente che si deve curare? Sì, ma chi gestisce la sanità si mette in sacco, un sacco di soldi in tasca, quindi è un business. Ho capito, ma noi non, la gente, la popolazione italiana non è un business, la popolazione italiana è sicura? Sono cittadini. È sicura? Non dovrebbe. Ecco. Diciamo, usiamo il condizionale, non dovrebbe essere un business, però dovremmo essere tutelati. Ma tutelati da chi a sto punto? Il problema nostro è tutelati da chi? Non c'è nessuno che tutela la popolazione. Per una cosa, per l'altra, deve essere sempre il cittadino in prima fila che deve metterci la faccia, perché nessuno ci tutela. In Sicilia, io sono siciliano, c'è un detto che dice aiutete che Dio t'aiuta. Bravo! Si capisce anche in italiano. Sì, capisce benissimo. Ancora tante persone devono capirlo, però ci stiamo svegliando man mano e non si può andare avanti così, veramente ci si sta svegliando. Io vi ringrazio e ammiro, perché vedo che non è che siete proprio delle ragazzine e dei ragazzini, cioè avete superato i 20 anni sicuramente. Siamo nonne che oggi abbiamo lasciato i nipoti dalle altre nonne. Sappiamo cosa sono i sacrifici, noi abbiamo con i nostri sacrifici preso appartamento qui, con i nostri. Qui abbiamo fatto crescere i nostri figli si sono sposati, hanno avuto dei nipotini e sono rimasti anche loro in zona. Le nostre case non valgono quasi più nulla, vuoi per il mercato, poi vuoi anche per l'idea del mostro che si farà, quindi non dobbiamo lottare, ma non per me, per noi, per la nostra età, cosa ci costa a noi, ma per le future generazioni, per i nostri figli, non possono veramente essere così ciechi di fronte a questa realtà. È veramente vergognoso quello che sta succedendo. Non si rendono conto. Cifre che adesso vale zero, oltretutto, 50% di meno vale le case adesso. Bisogna tenere presente che queste case qui sono prima degli anni 80. Questa strada qui è stata fatta, questa piccola che adesso vogliono ampliare, è stata fatta, era morto mio marito nell'85, non c'era ancora, quindi nell'86 avranno iniziato. Quindi le nostre case, noi c'eravamo già, e Serravalle, questa strada, sono loro che sono degli intrusi. Quindi loro devono venire in punta di chiedere permesso a noi, con rispetto, e ascoltare le nostre parole, la nostra voce, perché noi viviamo qui. E si devono vergognare, lo dirò in eterno, perché veramente sono un muro di gomma, sono veramente un muro di gomma. Sono anni che noi lottiamo di fronte a questo. Ma niente, imperterriti, oggi siamo qua, manca ancora meno di un anno e vogliono ancora mettere i paletti qui per prendere possesso e fare un mostro. No, noi non glielo permettiamo, io non glielo permetto. Per la vita, Paderno per la morte. Morte, è il detto appunto. Ecco, qui ci sono degli ascoltatori in chat che mi dicono, grande la signora, gli italiani non sono tutti rincoglioniti. Esatto, noi siamo... Perché uno deve vivere nella propria pelle purtroppo per svegliarsi, ma ancora tante persone stanno dormendo o fanno gli struzzi. Infatti, io volevo chiederle, signora, lei è soddisfatta dell'adesione, della quantità di persone che sono qui? Ci sono persone troppo rassegnate e io non posso accettare un popolo rassegnato, perché noi dobbiamo sollevare questa Italia. Sta andando tutto a rotoli, sta andando. E se non ci pensiamo noi veramente, persone adulte che sappiamo cos'è la vita ormai, dobbiamo veramente... metterci l'anima su queste cose. Non possiamo permettere che loro si arricchiscano, è solo il Dio denaro per loro. E la salute e la vita dei cittadini non è nulla, non è. È vergognoso. Senta, posso fare una domanda di politica? Anche perché quello di cui stiamo parlando è già politica. Sì, è politica. Ecco, io prima ho intervistato, c'era una candidata sindaco che mi ha detto sono candidata del centro-sinistra. Le ho chiesto, scusi, ma cosa vuol dire centrosinistra? Vorrei ripetere a lei la stessa domanda. Che cosa vuol dire centrosinistra? No, io sono schifata, guardi, io ho votato fino all'altro ieri, quest'anno veramente, questo periodo, sono veramente confusa, ma veramente confusa. Non ho più fiducia nei partiti, nella politica, di chi ci governa, delle istituzioni, veramente. Io oggi come oggi veramente non ho delle certezze, perché sono troppo delusa, troppo amareggiata. Lei ha visto che ci sono qua tre deputati della Repubblica? Sì, li conosce? Sì. Ci ha parlato? Direttamente, cioè no, ha parlato così perché ci si vede, ma non sono del gruppo e comunque quello che devo dire, vedo più spesso loro, perché noi nel comitato diciamo che altri, posso dirlo chiaramente, altri, sì. Dopo si dice che fanno...
Però, non è questione di politica, no, è questione di realtà. La realtà è questa, che loro sono presenti, alcuni sono presenti delle volte, guardi. No. Ma non c'è niente di... Anche perché io ho capito, perché me l'hanno spiegato. La signora ha detto, sono candidata del centro-sinistra. Quando l'ho chiesto perché, mi ha detto, sono 5 liste, di cui 3 civiche. Però si è dimenticata di dirmi che una di queste 5 liste è il PD. E il PD è quello che vuole l'Expo. È quello che vuole milioni di metri cubi di cemento. Un attimo, a me non me ne frega niente, né del PD, né del PL, dei cavoli ai merenda. Non me ne frega niente. Allora... A me il problema è solo la RO Monza, questo, chi la risolve a me va bene, destra, sinistra, centro, tutto non mi interessa. Però mi scusi signora, lei, io capisco che a lei è interessata soprattutto una cosa che è vicino casa sua, ma se lei si disinteressa alla politica e continuano a governare sempre gli stessi, gliela faranno sopra la testa la RO Monza. Me la faranno se vogliono, la faranno in qualunque modo. Chi va da su non cambia assolutamente nulla, secondo me. Secondo me, non se loro hanno deciso che il Padre Eterno, la fanno lo stesso. Ma infatti il fatto che lei come... Expo, davanti a Expo, secondo me, non c'è niente che tenga. Pare che l'Expo sia il, come possiamo, l'oracolo la soluzione della salvezza dell'Italia. Perciò davanti a Expo, secondo me, non c'è niente e nessuno che possa fare niente. Lei è proprio sicura di questo? Io sì, convinta. Quindi guardi, adesso il 25 maggio lei non andrà a votare? Molto probabilmente no. E quindi farà decidere gli altri che vanno a votare, lo sa come funziona, no? Senta, io sono anni che non vado a votare. Sono anni. Ecco di chi era la colpa. Vedi, la colpa è mia. Sono anni che non voto. Ma io ho vinto. Scusi, ma allora perché non se ne torna a casa, signora? È inutile che lei stia qui. Perché se lei non va a votare, fa decidere gli altri. No, io voglio che lavoro. Come vanno a far decidere gli altri? Perché così funziona. Perché, ascoltate una cosa, se io vado a votare, decido io. Certo. Decide per la sua quota. Meno male. Ma perché, scusi, il fatto che lei sta qui su questo palco, decide lei la sua quota. Se insieme a lei c'è la signora, il signore. Se io delego qualcuno, ci mette la faccia qualcun altro, non la mia. Allora, io voglio essere io, non gli altri. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi piace la stessa cosa che dicevamo noi, infatti ci siamo trovati in Parlamento. Lei lo sa questi. Io in prima persona a metterci la faccia. Lei lo sa questi, no, sì, questi ragazzi. Non mettere la faccia per me. Lei lo sa questi ragazzi. Lui si chiama Ferdinando, lui si chiama Massimo. Ecco, noi vorremmo quella cosa lì domani. Ma io li ammiro. L'onestà andrà di moda. Io sono una persona onesta. Ho tirato su famiglia da sola, due figli così via. Ma se non va a votare, se non va a votare, signora? Ma non mi interessa andare a votare. Ma non mi interessa andare a votare. Il partito non vota è il maggiore. Lo so. Lo so. Ascoltami, parliamoci chiaro. Ma io a Paderno posso anche andare a votare. A livello comunale posso andare anche a votare. E vota la signora del centro-sinistra con 5 liste, di cui 3 civiche? Non è mica detto. Chi è che glielo dice che io voto quello lì? No, la mia è una domanda. Non è assolutamente detto, non essere così certo, È un provocatore. Sì, sì, ma io gli rispondo. Ma lui per chi voti, mica capito. Scusi, io mi son preso un giorno di fe... Certo che è libero. Non devo pubblicare chi devo votare. No, e mica io... Ma mi vede una pistola in mano? No, ma non sono domande su come vai a fare queste cose. Ma perché non sono uno è lecito, può fare qualsiasi domanda. Lei può anche non rispondere, eh? Appunto, rispondere con... Io non sono armato, non sono armato. Cosa detto? Perfetto. Che non è mica detto. No, è armato perché con questa cosa qui forse ho un'arma peggio della pistola. Bravissima. Delle volte questa qui è un'arma meglio. Ci sono 50 persone che la stanno guardando in diretta in questo momento. Sì, ma non mi interessa. Quindi ha ragione, è un'arma. Ma se usassimo bene... Se la metto... Sono tanti invece che la faccia non la mettono e si nascondono dietro movimenti, partiti, partitini, tutte le varie... sono cose che non mi dispiace perché... Ma non c'è un qualche cosa che mi fa scattare la bolla. Hai capito? Non ho ancora trovato quella cosa che mi fa scattare la molla. Ecco, le riferisco qualche commento dalla rete. Dicono: che tristezza, sono tantissimi gli italiani messi così, cioè che non vogliono decidere. Oppure, oh no, sono tornate alla visione rassegnata. Ma neanche rassegnata, cioè è la realtà. Cioè, vedo che a un certo punto è la realtà. Quindi per lei avere un sindaco che è un ragazzo come questi qui, avere dei deputati
a Roma e al Parlamento europeo diversi, cioè persone oneste che non sono conosciuti dalle procure, per lei è uguale? Non posso, aspetta, io non voglio giudicare nessuno, perciò per me possono essere onesti tutti per quanto ne so io. E mica tanto, alcuni sono andati in galera, altri sono indagati, quindi però, non proprio tutti. Quando non trovano la cosa che hanno fatto... Per me possono essere onesti, scusami. Ma ce ne sono tanti che hanno trovato la cosa che hanno fatto, che si chiama, che si chiama reato. Quelli che sono indagati devono... E invece sono tu, candidato, vada a vedere le liste dei partiti che potrebbero vincere se lei non va a votare. Sono pieni di indagati e di condannati. Non voglio votare, spiegami una cosa, perché devo andare a vedere le liste? Che è una cosa che non mi interessa. Perché lei, signora, è una cosa matematica. Su 100 voti, se lei non vota, il suo voto va diviso fra quelli che hanno votato. Quindi lei vota un po' per uno, un po' per uno, un po' per uno. Se invece va a votare, il suo voto va solo per quello che vota lei. E poi non ritiro la scheda? Che vuol dire? Io vado a votare e poi gli dico io non voglio votare e ti ridò indietro la scheda. Lei rinuncia al suo peso politico? Rinuncio al mio peso politico. Vabbè, però poi non si deve lamentare se vanno su quelli che ci hanno rovinati. Guarda, io mi lamento solo per la Romonza. Va bene, guardiamo al nostro orticello, va bene. Finché la gente vota il PD continuiamo a avere la Romonza, è firmata da Penati, eh? Non è solo il PD, se per quello, però va bene. Sì, ha ragione, sono tutti i partiti che vogliono queste cose. Vota quell'altro, cambia una beata fa. Sì, ha ragione, tra PD, Forza Italia, SEL, Lega, sono tutti uguali. Ma c'è un movimento fatto da cittadini solamente, come lei, che è un po' diverso. Sì, sono gente molto in gamba, che sono molto preparati, che però io non condivido alcune cose, perciò... E quindi non meritano il suo voto? Ma no, ho detto che non lo dà a nessuno, ma io non ho capito, non lo dà né a loro né agli altri. Tutto lì. Bravo, la parola giusta. No, la parola non però, mi piace. Signor. Però fa condicio è una parola che non mi piace. Vabbè, però fammi un patto. Fammi un patto. Ok. Va bene, io... La capisco che non vuole votare perché... Brava, okay. No, poi non dormi signora perché sennò... Va bene, ok, hai ragione. Però a breve qua casca tutto, lo sappiamo. L'ha capito faccio? Che a breve... Sotto a no, l'ha capito che a breve l'Italia fa crack. Ci siamo? Senti. E quindi passeremo dalla croce sulle schede alla gente nelle piazze. Quando dobbiamo occupare le piazze, magari, allora, quando dobbiamo occupare le piazze, magari fosse vero che c'è gente in piazza, io le vengo a prendere magari a casa, magari fosse gente che va in piazza, è che al giorno d'oggi la gente non va più neanche in piazza, il problema però, è quello, allora, no, però niente voto, niente piazza, no, niente voto, niente piazza, va bene, però niente voto, niente piazza non va bene, facciamo niente voto, ma quando c'è da riempire le piazze andiamo, vedremo, tu chiama, va bene, a posto, tu chiama. Oh, andiamo a sentire il signore che si è arrabbiato perché ho chiesto per chi vota. Vediamo che cos'è. Posso ascoltare anch'io? No, sto parlando di Avis adesso. Ah, di Avis. Vabbè, allora vi lascio in pace. Come ci pensiamo per soffrire? Per non l'ha passato io così. Ecco. Stavo, ragazzi, che ci sta facendo la foto perché vedi c'è la foto, siamo vestiti uguali, non ci siamo messi d'accordo. Ma infatti non... Vabbè, Pagnè l'ha fatta lui, non importa. Ragazzi, qui le signore non votano, quindi scordatevi il voto, perché questo qua è il prossimo sindaco di Paderno Dugnano, signora. Una signora ha detto che non vota, io non so ancora... Le chiedo perdono, mi metto in ginocchio. Le chiedo perdono in ginocchio. Alla fine, bene. Per me il voto è sprecato, cioè il voto deve essere... dato, voglio dire, perché abbiamo l'unico potere è il voto, quindi lo voglio usare al meglio. La posso però abbracciare? Però voglio vedere alla fine, voglio capire veramente bene. Non parli, voglio... parli, questo qua è il candidato. Io lo conosco, è una vita che ci frequentiamo, ci conosciamo, ma non perché io ho votato a suo tempo 5 Stelle o cosa, perché è uno dei promotori, è sempre presente, voglio dire, quindi non è che posso dire no, non lo conosco. Quindi non è venuto qui solo perché adesso vuole il voto? Certo che no, c'è sempre stato. Quindi... Questo volevo sentire. No, c'è sempre stato. Me ne vado. Io pensavo che tu fossi venuto qua la prima volta oggi perché vuoi il voto fra 2 settimane, no? Invece no, vieni... dal 2008, Salvo, dal 2008 che ci battiamo. È dura, una battaglia dura, però andava fatta, insomma, assolutamente. Che non vinceremo, glielo garantisco.
perché noi qui abbiamo addirittura piantato delle piante, perché questa sarà la nostra dimora, capisce? Il nuovo parco voluto dal comune, noi lo proseguiamo in maniera libera e esemplare. Fagli vedere il ficus ruminantis. Dov'è il ficus ruminantis? Dov'è? Siamo sicuri che abbia attecchito, no? Deve sapere, no, che il ficus ruminantis è una pianta storica, no? Perché risale al tempo di Romolo e Remo. E la storia dice, di qua, la storia dice, no, che quando Romolo e Remo sono stati abbandonati nel Tevere, no, la culla si è fermata sotto un fico ruminantis. Noi abbiamo trovato la storia, l'abbiamo piantato qua. Aspetti che non si sente, mi avvicino, ecco. Questo è il ficus ruminantis di Romolo e Remo. Esatto, quindi mi chiamo Fico del Buonsenso, noi l'abbiamo nominato Ficus del Buonsenso, e voglio diventare grande. Firmato Collina dei Determinati, 28 marzo 2014. Quindi è già qui da un paio di mesi. Esatto. E adesso stiamo vede che sta... Ah, c'è un germoglio. C'è un germoglio e lo stiamo curando come un bambino. Qua ne abbiamo piantati 5 o 6 a semicerchio e questa qua diventerà la piazza del fico. Li abbiamo messi contro sole. Certo. In questo modo qua, il sole gira in questo senso, sì. E questa diventerà la pianta del fico. La piazza magari con dei attrezzate per dei bambini, magari scivoli, cose. Assolutamente. Bellissimo. Bel tavolino, le persone magari... Forse prende più sole, chissà perché questo qui, oppure era migliore la pianta forse. Non so. Ah, qua c'è già un germoglietto sì, nato. Sì, certo. Vedi, queste sono le forme di protesta nostre, estremamente pacifiche. Violenti, come i Notav, ecco. Proprio violentissimi. Io mi aspettavo di trovare bombe carta, comunque, petardi. Agnoloni, l'avvocato Agnoloni, amministratore delegato di Serravalle, deve mettersi in testa che questa collina non si tocca. Ma non perché ci mettiamo qua con le bombe, perché la nostra forza è la protesta di buonsenso. Noi abbiamo ragione e vinceremo, perché noi stiamo salvaguardando la nostra salute, nient'altro. E okay? Quella dei nostri figli e dei nostri nipoti. Soprattutto. Perché stiamo lottando per loro. Perché noi, abbiamo una certa età. Noi abbiamo i capelli però bianchi. Stiamo lottando per loro. Guardi, io per vi ammiro, futuro. Perché vedere, immagino che siate sopra i 50. Però spirito è da 25. E lo vedo e lo apprezzo, complimenti veramente. Grazie, e sono sicuro che vincerete, se sarete così... Ancora a lungo. Noi non molliamo. Loro sì, alla fine molleranno loro. Certo. Molleranno loro. Anche perché li metteranno in galera a metà. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Oh, vedete ragazzi, dai, sono rincuorato, quindi se da una parte c'è una persona che decide di non votare, che per carità è una scelta legittima e non è che io voglio insistere tanto, però poi ci sono anche queste altre persone che avete visto con il ficus. Com'è che si chiamava? Ficus? Mi sono già dimenticato. Ficus, c'è scritto lì. È lui il poeta. No, no, ma il nome, il nome scientifico della pianta, com'era? Ficus? Ruminantis. Ficus ruminantis. Perché i primi uomini mangiavano i fichi per sopravvivere. Eh sì. Per cui noi proseguiamo con... L'uomo fichi. È fruttariano, sa? Certo. L'uomo è fruttariano. Ma sai che ci sono già le ciliegie mature, eccetera. Sempre ah, sì? In questo, sì. Ma saranno un po' inquinatelle queste ciliegie qua, con tutte queste strade intorno? Caro lei, qui è da qua... Dal mi chiamo 52. Salvo, io mi chiamo Salvo. Salvo. Ci possiamo dare del tu? Certo. Chiamami Salvo, allora. Va bene. Salvo, noi dal 52 che siamo qui, per cui siamo noi i padroni di Paderno, non i vari sindaci che si sono avvicendati. E alcuni addirittura hanno fatto le case dove deve passare l'autostrada, capisce? Per cui qui c'è tutto da rivedere tutto. Qui passeranno solo e solamente sottoterra, di qui non si passa. Ma ti riferisci alla strada o a loro che vogliono farla sottoterra? La strada. L'autostrada. L'autostrada. Tra l'altro è un'autostrada che parte dalla Francia e va a Trieste, capisci? Per cui è una cosa grossa. Tra l'altro i camion che partono dalla Slovenia giù di lì vengono qui con già il pieno, girano per tutta l'Italia, ritornano qui, non lasciano una lira, solo l'inquinamento. Per cui dobbiamo lottare anche per salvaguardare i nostri figli, i nostri nipoti, per dargli il futuro, capisce? Questi forse non si sono resi conto, ma noi siamo determinati così. Mi raccomando, continuate così e
ce la farete sicuramente. E come abbiamo detto prima, loro andranno anche in galera, una buona parte di loro. Quindi... vede, ogni giorno alcuni quindi vanno dentro. Si vince la partita per abbandono dell'avversario. Certo. Va bene, in bocca al lupo, in grazie, bocca al lupo. Buongiorno. Arrivederci. Oh. I pennivendoli poi scrivono che ci sono black block dei centri sociali. Questi anziani che pensano di vincere evidentemente non seguono nemmeno. Salvo, insisti pure, devono capire che se non votano dovranno comunque... Vabbè ragazzi, è solo una signora, infatti io avevo generalizzato, ma in effetti è solo una signora che ha deciso di non votare, ma gli altri invece credo che abbiano intenzione di farlo, quindi... Pazienza, cioè noi siamo persone non violente, non li possiamo obbligare. Qui c'è un cane assetato che fra poco berrà. No, ah, non berrà lui il tè? Ah. Va bene, io faccio una panoramica e poi, non lo so, avete qualcosa da aggiungere? Puoi aggiungere qualcosa a questa giornata? Vabbè, io, per me questo è il miglior modo di fare quello che dicono essere la politica, che io ovviamente non mi sento un politico, Salvo. Vieni qua in mezzo alla gente, sono signore di 80 anni, ragazzi di 20 anni, ragazzi. Questa è la comunità italiana che deve tornare a uscire dalle case. Non è vero che fuori c'è il pericolo, non c'è pericolo, anzi, se usciamo dalle case, ci uniamo, siamo più forti, riusciamo a contrastare anche lo Stato che purtroppo è criminogeno e non è uno Stato amico che ci dà una mano. E riusciamo a bloccare questi scempi qua, c'è un po' di terra finalmente, cosa vogliono fare? Trasformarla in cemento ancora, ma stiamo impazzendo. Il progetto è un progetto di cittadini, è un progetto che si poteva fare 10 anni fa, interriamo questo benedetto passaggio e basta, lasciamo i cittadini liberi di vivere in tranquillità, solo questo, guarda. Grazie mille, grazie. E buon lavoro a Roma. Grazie a te, ciao. Ciao. Va bene, allora io a questo punto credo che potrei anche salutarvi. Vediamo, vado a rompere le balle un attimino a Silvana e Massimo, vediamo se vogliono concludere anche loro. Volete fare una conclusione veloce, ragazzi? Beh, allora, sicuramente Serravalle qui deve essere tenuta fuori, perché altrimenti se iniziano a espropriare la collinetta diventa poi dura. Bisogna ricordare in tutti i modi, in tutte le istituzioni, con tutti i provvedimenti possibili, che Serravalle non deve avere nemmeno la aggiudicazione definitiva di questo appalto, altrimenti si intasca, si mette in pancia dei soldi pubblici, tanto quest'opera entro Expo è impossibile da realizzare. Quindi bisogna fare... tutte quelle attività che riescono a far slittare il più possibile l'inizio di quest'opera, perché è ingiustificabile ormai nei confronti di Expo. Ma visto che l'autorizzazione non è ancora stata data, una bella denuncina? No, io non so se ci sono i presupposti della denuncia, nel senso che a livello di procedura probabilmente possono lo stesso, io non lo so, magari chiedo a lui che è più esperto di me, ma potranno lo stesso, ma è inconcepibile quello che è successo, cioè sono 10 anni che stiamo lottando contro quest'opera, chiedendone l'interramento, e questi con vari metodi arrivano a ridosso di Expo, ormai è diventata anche un'opera per Expo, prima non esisteva Expo, e arrivano sempre ritardando, eludendo il progetto di interramento, non ascoltando i cittadini, e poi adesso fanno un tavolo tecnico che dovrebbe ascoltare i cittadini, ma la risposta è, perché io sono entrata ai tavoli tecnici, anche quando non volevano, mi piazzavo lì legata alla sedia, per ascoltare, le risposte sono non ci sono i tempi. E certo, è una presa per il culo quando ti dicono non ci sono i tempi, perché c'erano nel 2008. Quindi queste prese in giro, che è il tipico modo di lavorare l'italiana, no? Gestire un appalto solo per favorire qualcuno, poi tirarla alla lunga, andare in deroga, andare in urgenza e poi dire che non ci sono i tempi. Qui non fanno nessuna romonza. Massimo, vuoi concludere? Sì, Salvo, guarda, allora ci sono, non so se te l'hanno accennato, anche problemi con le aziende, perché qui apriranno dei cantieri che non sappiamo se andranno mai a conclusione, perché Serravalle vuol portare a casa i soldi, dopodiché anche se non va a buon fine il cantiere, chi se ne frega. Il problema è che espropriando alcuni terreni alcune ditte rischieranno di chiudere o comunque licenziare delle persone, sono ditte sane. In questo momento che si dice dobbiamo aiutare piccole e medie imprese, noi staremo qui ad aiutarle, e concludo con una frase che conosci bene, no passaran. grazie Massimo. Va bene ragazzi, allora, vuoi aggiungere qualcosa, sindaco? Ah no, l'ultima cosa che non abbiamo detto prima, che anche Cormano e Novato e Milanese vanno alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi della Giunta, e anche lì abbiamo i candidati del Movimento 5 Stelle, che sono Barbara Sordini a Novate e Ivan Iaffaldano a Cormano. Vabbè, oggi non sono potuti essere qui, però anche loro seguono le vicende della romonza, perché poi riguarda anche i loro comuni ovviamente.
Bene. Niente, basta. Buon lavoro, mi raccomando, cerca di convincere quella signora con i capelli rossi a votare, perché è assurdo. La signora non lo sa, ma è già movimento dentro. Sì, lo sa. Non l'ha ancora capito? No, infatti. Aiutatela, aiutatela a capire. Solo spiegarglielo. Esatto. Va bene. Ciao, salve. Va bene, allora, carissimi amici, io credo che possa bastare qui. Vi saluto, vi ringrazio di tutti i vostri commenti, della vostra partecipazione. Mi raccomando, divulgate il link non appena vedrete il video su YouTube, perché visto che a voi è piaciuta, probabilmente potrebbe piacere anche a tutti gli altri che, se divulghiamo, avranno la possibilità di assistere a questo evento live qui sul territorio, per difendere il territorio, per difendere la salute e la vita futura dei figli e dei nipoti di questa gente. Buona giornata a tutti e mi raccomando, ci vediamo più tardi con il Ci scappa la diretta con Gianluigi Paragone. A più tardi, ciao a tutti.